Salvatore Cagliazza della Roma. Salvatore, innanzitutto bentornato qui ai nostri microfoni. Parto subito, ovviamente non si può non partire dalla partita di ieri sera, da questo 5-2. Che indicazioni hai tratto tu da questa vittoria? Prima mezz'ora bene, si è visto che i calciatori hanno interpretato bene il volere del proprio allenatore. Non è facile in questi momenti di fatica, di allenamento, poter esprimersi a quei livelli, soprattutto contro squadre di Lega Pro sarebbe stato difficile. Invece prima mezz'ora la squadra avversaria non ha mai superato il centrocampo e questo è sinonimo di gran lavoro da parte della squadra. Poi naturalmente dopo e anche nel secondo tempo si è fatto poco anche in virtù dei cambi e della fatica. Molto bene Lorenzo Insigne e Dries Mertens, che hanno confermato le buone cose fatte vedere già contro i dilettanti della Naune. Sì, bene Mertens, già al top credo sia all'80%. soliti intoppi. 80%, credo Insigne sta crescendo tantissimo, da applausi, da standing ovation il gol. Secondo me, se mi consenti, è da rivedere un po' l'apparato difensivo, anche in virtù del fatto che molti di questi calciatori però non giocheranno. Mi auguro che ci sia qualche rinforzo. Sinceramente ho visto un po' la difesa del Napoli di Benitez, quei gol presi partendo dalle fasce e palloni al centro, quindi mi auguro che Sarri riesca ad aggiustare un po' questo pacchetto arretrato in modo tale da essere perfetti, non perfetti, da essere pronti per la prima di campionato, e poi naturalmente si aggiusteranno le cose cammin facendo. Intanto abbiamo visto il centrocampo, Salvatore, la prima mezz'oretta di Haaland in azzurro, e ad Haaland ci collego anche Inler e David Lopez, perché ne parlavamo prima con Raffaele Tagliamonte. Forse da mezzali Lopez e Inler non hanno fatto benissimo. Sì, più Inler che David Lopez. Inler non è quello il suo ruolo. Lui all'Udinese era abituato ad essere il centrale, ma in questo caso il Napoli predilige in questa fase di preparazione Jorginho e Valdifiori, anche perché sembra che lo svizzero sia in partenza anche in virtù di un ciclo finito con questa maglia, quindi non lo so. Poi è anche una questione mentale, no? Se tu sai che devi andare via, anche se ci tieni ancora per la maglia, comunque non dà il massimo in allenamento e nelle partitelle. David Lopez deve crescere in questo sistema di gioco. Credo che anche Valdifiori nella ripresa non abbia fatto chissà che cosa. Ho contato su 7 passaggi, 5 errori, quindi anche lui deve limare un po' qualcosa. Volendo passare invece al mercato, sfumato Davide Astori, su chi dobbiamo puntare, su chi punterà il Napoli per rinforzare un reparto che dopo la partenza di Miguel Britos comunque necessita di un rinforzo? Io mi pensavo che il Napoli avesse già un'opzione B per quanto riguarda il reparto difensivo, sinceramente. Se tu stanchi tra Apici e Astori devi avere subito un'alternativa, altrimenti rischi poi di accontentarti, anche perché Claudio, in questa fase di mercato avevi bisogno, in questa fase di allenamento avevi bisogno della difesa che poi dovrà giocare titolare. Adesso certo c'è Albiol, c'è Koulibaly, che comunque sono due centrali che resteranno. A destra ci sarà Maggio, comunque però stai trattando Versalico e non lo riesci a prendere. Astori, se non lo volevi, era bene che glielo dicessi dall'inizio, perché è una telenovela che dura ormai da quando siamo arrivati qui a Di Maro. Si parla di Maksimovic, si parla di Mark Bartra, ma credo che sia addirittura ieri è uscito il nome di Acerbi, quindi non lo so Giuntoli come sta lavorando. Certo è che non avere qui questi giocatori in questa fase di preparazione è un problema per Sarri. Volendo invece chiudere la nostra panoramica sul Napoli, non si può non parlare, Salvatore, di Gonzalo Higuaín, che è atteso oggi, nella giornata di oggi, o almeno quantomeno nei prossimi 2 giorni qui in Italia. È lecito aspettarsi un blitz a sorpresa del Pipita qui a Di Maro lunedì per la presentazione, oppure lo ritroveremo direttamente con il gruppo dopo la fine del ritiro?
Non lo so, bisogna capire che pensieri ha il presidente De Laurentiis, se lunedì vorrà fare questo colpo a sorpresa ai tifosi, ai tanti tifosi presenti qui a Di Maro, o se il Pipita andrà direttamente a Castelvoltuna a lavorare con un preparatore atletico per poi aspettare la squadra neanche il primo agosto, perché comunque quando la squadra andrà via da qua avrà 2 giorni a disposizione di libertà, di relax, quindi immagino 30 e 31 e il primo agosto si torna a Castelvoltuna.